Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Joy that he gives, but greater still, the calm assurance we can face uncertain days, Hobie. We can face uncertain days. Because he lives. Sing it with us. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Por hablar contigo.
Adoramos, Señor, ministro.
Pace de Cristo, cara e bella Chiesa Apostolica di Torino e di Milano, per chi ascolta oggi, venerdì 18 di agosto 2017. Pace de Cristo, cara Chiesa, Dio vi benedica grandemente in questa giornata. Un giorno alla volta, parla il pastore Guzman della Chiesa di Torino. Un caro saluto al nostro cari fratelli della bella Lombardia, arrivando anche alla bella Liguria. Il lunedì saremo presenti nella bella Genova, nel nome di Gesù. Fratelli, è una giornata speciale. Appena adesso, ieri sera verso le 9:30 eravamo quasi arrivati qui a casa a Torino dopo questo bello raduno matrimoniale dal martedì 15 al mercoledì 16 e al giovedì 17. Eravamo nella cena il 16 e ogni posto aveva una scrittura, e questa è la scrittura che mi ha toccato tanto al mio cuore. E non sono io che ho scelto il mio posto, semplicemente mi ho seduto e ho preso la scrittura. E questa scrittura curiosamente si trova nel Salmi 18 e dice il verso 1: al maestro del coro, Salmo di Davide, servo dell'Eterno che rivolse all'Eterno le parole di questo cantico, nel giorno in cui l'Eterno lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. E gli disse: ti amo, o Eterno, mia forza. Il verso 2 e il verso 3. E l'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupa in cui mi rifugio, il mio scudo, la mia potenza, della mia salvezza, il mio alto rifugio. Io invoco l'Eterno, che è degno di essere lodato, e sono salvati dai miei nemici. È importante invocare. Già lì è tutto un studio con la parola invocare. È importante, cari fratelli, svegliarsi presto al mattino e iniziare a invocare l'Eterno. Qui Davide sapeva di che il Signore lo aveva salvato, ma immaginate di tante altre situazioni che accadono nel nostro giornale vivere. Il Signore ci ha risparmiato una tragedia, una situazione. E dopo, questi sono i versi, sono quattro versi che erano nel mio piatto e non ha scritti, e questo sempre saranno nel mio cuore. Il verso 16 al verso 19. Egli dall'alto stesse la mano, mi presse e mi trasse fuori dalle grandi acque. Mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano, perché erano più forti di me. Essi
mi erano venuti contro nel giorno della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno e mi trasse fuori all'arco e li mi liberò perché mi gradisce. Fratelli, il giorno della calamità, tante anime non conoscono, né sanno quando arriva questo giorno. Io voglio avere la mia fiducia ogni giorno, da presto al mattino, nel Signore, sapere che veramente la mia tranquillità e la mia pace è con Lui. Tante volte siamo vittima di commentari, sparlare, eccetera, eccetera. Ma la mia fiducia è sempre nel Signore, la mia misura di come deve essere il mio comportamento e come è il mio comportamento è per prima verso la sua parola, verso la sua integrità e santità, non quella di uomini. Non per gradire gli uomini, ma per gradire al mio Signore. È Lui che mi ha aiutato il giorno della mia calamità. E l'Eterno ha stato è e sarà il mio sostegno. Aiutami, Signore, a arrivare ogni giorno, alla fine della giornata, al verso 21, quando dice: perché ho osservato, ho ascoltato, ho meditato, ho digerito, ho applicato, ho fatto. Questo è lo che osservare significa. Perché ho osservato le vie dell'Eterno e non mi sono eroicamente allontanato dal mio Dio. Fratelli, ogni giornata è una giornata eroica e dobbiamo eroicamente non allontanarci dal nostro Dio. Questo è il Salmo 18, verso 21. Eroicamente dobbiamo vivere ogni giorno, un giorno alla volta. Eroicamente. Che bella parola è quella. Vuol dire con un sforzo di eroe. Eroicamente. Il verso 22 continua dicendo: perché ho tenuto davanti a me tutte le sue leggi e non ho deviato dai suoi statuti. Verso 23: sono stato integro verso di lui e mi sono guardato dalla mia iniquità. Quella che esce dello più profondo del cuore, nella nostra carne. Grazie Signore, grazie Signore. Non mi stanco mai di celebrare il tuo nome, di ringraziarti per quello che tu hai fatto per me. Fratelli, è qui quando noi le diciamo al Signore: ti amo, se ho fallito mi dispiace, scusatemi, perdonami, ascoltami, conosco qual è la mia responsabilità e aiutami con il coraggio che ho bisogno oggi
di poter farla eroicamente. Eroicamente. Datemi la forza, Signore, per il mio matrimonio, dopo di aver pregato per me. Io prego e ti ringrazio per la salute e l'integrità del mio matrimonio. Il mio matrimonio è unito in te ed eroicamente la faremo nel tuo amore. Aiutami, Signore, di essere come uomo sposo una benedizione per mia moglie oggi. Se tu sei una sorella, ringrazia il Signore per il tuo matrimonio e chiedele coraggio per dirle a tuo sposo, fratello, alla tua sposa, io ti amo, sono orgogliosa di te, sposo, sposa amata. Se ho fallito, forse ieri abbiamo fallito, ci dispiace, scusateci, perdonaci. E la mia promessa è ascoltare a mia sposa. La promessa di una sorella è ascoltare al marito. Fare la nostra responsabilità ed anche incoraggiare. Tante cose possono cambiare con il cambiamento del nostro atteggiamento, ma dobbiamo iniziare di una maniera giusta, e questo è la mia preghiera oggi nel nome di Gesù. È la mia scelta per il giorno, eroicamente amarti, Signore, amare la mia famiglia, amare i miei figli e fare il meglio per loro nel tuo santo nome. Questo dovrebbe essere un bel inizio per questa giornata, fratelli, nel nome santo di Gesù. Dio ti benedica e benedica la tua giornata. Richiede questa giornata di un atteggiamento eroico da parte tua. Dio vi benedica. Contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue. Quel dì i miei peccati ha perdonato ed io dichiaro, Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome, non c'è. Nessun altro come il mio Signore. Morto per me al posto mio, risuscitò.
chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue. Quel dì i miei peccati hai perdonato ed io dichiaro, Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è nessun altro come il mio Signore. O morto per me al posto mio, risuscito. I will cling to thee.
rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Yeah, I will cling. Clean.